ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Noi abbiamo messo in campo una serie di attività che stiamo svolgendo per cercare di ridurre il costo energetico. Il costo energetico che in ogni caso, nonostante questi interventi che noi abbiamo fatto, che sono interventi sia per quanto riguarda la temperatura all'interno degli edifici comunali, sia per quanto riguarda l'illuminazione della città e che per quanto riguarda anche l'illuminazione delle fontane, portano comunque il costo dell'energia quest'anno raddoppiato rispetto all'anno scorso. Attraverso l'azione anche svolta insieme all'amministrazione comunale, comunque siamo riusciti a mantenere tutte dal punto di vista delle temperature, dal punto di vista dell'illuminazione pubblica, abbiamo mantenuto la situazione così com'era l'anno precedente, anche alla luce del fatto che rispetto alle previsioni che noi avevamo a agosto di quest'anno, insomma, diciamo che il costo dell'energia si è abbassato un pochino rispetto ad agosto e quindi l'aumento c'è stato, ma è un aumento che è stato assolutamente digerito da parte di Pescara Energia e da parte del Comune di Pescara. Costi energetici aumentati ma non troppo al Comune di Pescara, sia per le azioni messe in campo da Pescara Energia, società partecipata, e dall'amministrazione comunale, sia perché al momento in generale c'è stata una lieve diminuzione rispetto alle previsioni di agosto e settembre. Ma ciò che preme sapere al cittadino è come poter risparmiare al meglio al di là del contenimento delle temperature dei termosifoni. La creazione delle comunità energetiche può generare un risparmio nel medio e lungo periodo. Si può aderire gratuitamente. Il cittadino deve andare o sul sito di Pescara Energia o sul sito del comune, o addirittura c'è un sito proprio che si chiama www.cerpescara.it, dove troverà tutte le spiegazioni su che cos'è una comunità energetica, come ci si può aderire, perché alla fine ci sarà un format che permetterà l'adesione di un cittadino alla comunità energetica. L'adesione, ripeto, è assolutamente gratuita. È una adesione che può essere revocata in qualsiasi momento perché non comporta nessun tipo di problema e non possono partecipare solo i cittadini, ma possono partecipare anche le imprese, possono partecipare chi è proprietario di un piccolo impianto fotovoltaico, perché sicuramente il risparmio è un risparmio che dura nel tempo ed è per tutti.